se questo lavoro così artistico non viene ripagato, se poi il governo ha pure tagliato ogni tipo di finanziamento e su tutte quelle menate che qualcuno mi dovrà pur tutelare, beh, che posso anche cambiare lavoro, mica me l'ha ordinato il medico di fare il musicista. La sfida classica è quella dei rigori, poi giocando anche un po' sulle parole vi siete inventati questo Natale ai rigori, che è una sfida ma è soprattutto una festa fra amici. Assolutamente sì, e siamo io, Marco Peroni, Mario Congiu, Stefano Giaccone, Giovanni Risso, sappiamo da pochi minuti che sarà infortunato. Dovevamo sfidarci in quattro, saremo in tre, ma insomma è uno stratagemma narrativo. In realtà l'obiettivo è quello di divertirci, ognuno ha il suo repertorio, siamo gente che scrive, che fa spettacoli, insomma questo è il nostro lavoro, e però le nostre strade si sono incrociate più volte, quindi siamo diventati molto amici, forse anche un pochino di più che amici, e questa sera abbiamo deciso di divertirci insieme con questa sorta di sfida a colpi, l'abbiamo chiamata così, di storie, di canzoni. È mattina ma non ci sei, c'è un gran silenzio attorno a me. Spesso le improvvisazioni sono un po' farlocche, questa non è farlocca per niente perché non sapete neanche voi cosa farete. Ma proprio no, io personalmente sì, forse le prime due o tre cose, un'idea, ma comunque l'idea di buttarci un po' senza rete, vedere cosa succede con questa storia della sfida, che è un modo di, ripeto, di divertirci, ma di quello che faranno gli altri non ho assolutamente la più pallida idea. Vivo sulla luna, mi commuovo, i bassi fondi. Parlo con i ricercati, brigo, mi procuro e dilapido milioni. Poi mi procuro e dilapido milioni, poi rischio, quindi mi struggo, mi umilio e mi arrendo. È uno spettacolo che per sua natura va increscendo, perché ognuno cercherà di superarsi. Sì, poi faremo cinque e poi si andrà a oltranza nel caso, penso, come tutti i rigori che si rispettino. She tried to break it, she broke it through, she got you here.